Venezia, oltre alle sue incantevoli bellezze artistiche, cariche di inobliati splendori, offre al turista, durante la stagione estiva, la sua sfolgorante spiaggia del Lido. A soli 20 minuti dalla riva degli Schiavoni si raggiunge con il vaporino questo magnifico scenario in faccia all'Adriatico, meta oggi di numerosissimi bagnanti e centro per la sua mostra internazionale delle attività che concorrono alla produzione e al commercio cinematografico. Sua Eccellenza Alfieri, con alcuni dirigenti della cinematografia italiana, sorpresi dall'obiettivo durante una breve sosta sulla spiaggia. Cultura popolare, Sua Eccellenza Alfieri, inaugura nel nuovo Palazzo del Cinema a Lido la quinta mostra internazionale d'arte cinematografica. Presenti le loro altezze reali il Duca di Genova e il Principe Cristoforo di Grecia, il Prefetto, il Presidente della Biennale, il Direttore Generale della Cinematografia, il Presidente dell'Istituto Luce dell'ENIC, le rappresentanze governative delle 16 nazioni partecipanti alla mostra, numerose altre personalità e invitati. Schermo del Lido, Sabatini si mette gli occhiali, sempre alacre e non livore di tartaruga. Quando alzerà gli occhi riconosceremo il produttore Selznick, Zabaione, tornato di moda a Venezia. Questo motoscafo taglia una scia privata, risucchio delle ondine. Al mare, Carla! Ma il barito sbarra il mare, la tuada in due ci si bagna meglio. Blasetti rivaleggia col bel tempo, mostra a Rondi il sole, cioè le foto del suo primo film. De Sica è un mago, mormora Becker e Josephine appare, runa sul bianco della scalea.
Non bisogna disturbarla, ha un appuntamento. De Pirro oggi ha deciso che anche lo sport è spettacolo. Bambine che saltano carponi coi piedi legati, cercando di correre. E potrebbero simboleggiare lo sforzo di tanti artisti che, inceppati, divincolandosi, tentano di creare il dramma o il film. Qualche volta arrivano vittoriosi al traguardo, e questo è ciò che conta. Si prepara ad inaugurare il secondo decennio della Mostra Internazionale di Cinematografia, Giornate degli Arrivi. E a Jan Simmons le lucenti acque della laguna faranno dimenticare la triste gora in cui si perde Ofelia. Puntualissimi Henri Gisol e Suzanne Flon hanno qui un appuntamento con la fortuna, di cui sono protagonisti. Nominateli voi stessi. Questa è Maria Montes. Vorremmo piuttosto sapervi dire di chi sono questi bagagli. Annunciano varietà di eleganze e lunghi soggiorni. Reparto produttori, Gualino e Luporini. E questi, per raggiungere Barbara, Bob ha chiesto un breve congedo dal Quo Vadis. Anche qui si gira, ma in gondola. È luna di miele anche se splende il sole. Al Lido si vedono uomini noti nel cinema sconosciuti allo schermo. Cromo, Rancati, Ermanno Contini. I registi come Gallone e Genina, a cui la signora sembra voler suggerire con questo bragozzo l'idea di un film di mare. Carol e il dottor Scicluna. Il commendator Gemini con i dirigenti della Incom. L'editore Rizzoli osserva gli incantesimi del mago di Napoli, mentre Amato osserva la magia di Milly Vitale, una sepolta viva ben risorta. Gonella rappresenta il governo all'apertura della mostra. Lo accompagnano la moglie e le figlie. Sfileranno i film di 24 nazioni. Città più fotogenica del mondo. È giusto che dia ogni anno un appuntamento al cinema. Quest'anno è al 12°. Il Palazzo e l'Arena del Lido, coi loro schermi al chiuso e all'aperto, sono i luoghi del convegno. 19 nazioni partecipano al più grande festival cinematografico del mondo. Sfogliamo il tappino degli arrivi. Il direttore dello spettacolo De Pirro e il direttore della mostra Petrucci. Il vicepresidente del Consiglio Piccioni, qui per l'inaugurazione. Dovrebbe mettere le ali anche il cronista per trovarsi a tutti gli approdi. Accogliere Orson Welles, fino a ieri truccato da Otello. Orson, ovvero il bianco di Venezia. Dal cielo un incessante sbarco di stelle. La spagnola Paquita Rico.
e a Irene Dunn, incarnazione di quella femminilità che gli psicologi moderni chiamano anima. La città ha indossato la sua più bella veste da sera. Sul viale del Lido non si domanda dove mirino gli occhi dei fari. Per 3 settimane sarà questa la fermata obbligatoria. Palazzo del Cinema. Si inaugura la mostra. E le attrici dei film rischieranno di apparire alla penultima moda in confronto con le spettatrici. Arnoldo Poa, chi gli chiede quali commedie preferisca, risponde le brune. Se preferisca quelle in costume e lui in prendisole. Riesce a dire insieme vi adoro e sorridete inginocchiandosi mentre scatta l'istantanea. Se ci sei batti un colpo, incalza l'intervistatore. Ma Foa sta tentando ben altro colpo. Prima però ci raccomanda di non tradirlo. Stia tranquillo, come vede lo schermo sa tenere il segreto. Mal scelto questo posto, Anna Maria Ferrero. Bonzo ha la pistola idraulica, ma Anna Maria ha cessato da poco di essere coetanea di Bonzo. Delia Scala, pilota di aerei, studia le risorse del volo verticale. Attenta però al recupero dell'elicottero. In agguato gli obiettivi. Sono Cilenti, Incisa e Gemini a intimare l'alt, ma ne hanno legale diritto, sono in famiglia. Antonio Baldini si pente di aver scritto troppo presto La dolce calamita. Quanti capitoli potrebbe aggiungere adesso? Intitolati, per esempio, Alla bella Elena, siamo giusti. Mentre all'aeroporto sbarcano spettatori per la serata della mostra. Isa Miranda e il regista Guarini. Margaret O'Brien, ragazzina di turno, porta la bambola come un emblema. Sul palco si succedono i vincitori e i loro rappresentanti. Il premio per il miglior lavoro italiano è stato attribuito al film che ha fatto da spettacolo d'addio, La città si difende, di Pietro Germi. Ecco come si può, vincendo, perdere mezza coppa. Germi si scusa, all'aria di dirci al prossimo premio sarò più bravo. I giornalisti, almeno loro così affermano, sono le vittime della mostra cinematografica. Mai un momento di respiro. Si trasformano in segugi per capire l'indiscrezione, il pettegolezzo, la malignità o in mancanza di meglio per montare la cronaca. Dall'arrivo di Cosetta Greco, sempre simpatica e cordiale, a quello della delicata bellezza di Heather Sears, la protagonista del film britannico La storia di Esther Costello. Difficile tener dietro a tutti gli arrivi che si succedono al ritmo vorticoso. È la volta della molto onorevole delegazione giapponese. Fabrizi e la Pagnani sono vecchi frequentatori del festival. Fabrizi poi qui è popolarissimo, una popolarità davvero invidiabile. I sovietici ci tengono a ben figurare ed hanno inviato, oltre alla loro migliore produzione, anche le loro più graziose attrici, un florido fascino slavo. Accanto a Mary Esquivel, rappresentante del giovane cinema messicano, Carmine Gallone, che il cinema si può dire l'ha visto nascere, e il regista Macei, che con il suo Estasi vinse il primo Leone d'Oro. C'è modo e modo di sfuggire all'implacabile muta dei cacciatori d'autografi. Maria Fiore ha scelto un sistema piuttosto faticoso,